La Coio Pelli vince il derby del comprensorio per 1-0, oltretutto in 10, grande prestazione degli uomini di mister Roberto Falivena. Una Coio Pelli tutto cuore. Sì, sono contento per i ragazzi che hanno fatto una prestazione veramente di gruppo unito, di squadra unita, e nonostante tante difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo qua, con l'assenza di Colombini, di Cavallini, di Lice è rientrato oggi, quindi devo fare un plauso che la squadra si è riunita intorno alla società. La società era ambiziosa, aveva bisogno di vincere questo derby del comprensorio, quindi sono contentissimo. È andata bene, gli episodi alcune volte ci vanno a favore, alcune volte pro, oggi un pochino di fortuna, ma grazie ai ragazzi che sono stati bravi a portarsi da sé. Gli episodi, come dico sempre, di essere bravo a portarti da sé, perché poi alcune volte ci sono venuti meno, perdendo due o tre partite al 94esimo, quindi i ragazzi avevano bisogno di questa prestazione contro la prima della classe per dimostrare al campionato stesso, alla gente, agli addetti ai lavori, che si possono meritare ben altri palcoscenici, anche personalmente, ragazzi, insieme. Parliamo ora dei giocatori che dal nostro punto di vista, insomma, sono stati fatti dei cambi, secondo me anche azzeccati, e poi purtroppo questa espulsione del portiere, però Brogi veramente si è immolato due volte, ha salvato il risultato. Sì, Brogino, come ho detto al tuo collega, è eccezionale, perché 4 anni che sta con me, 4 anni sono qui, e quindi è un ragazzo eccezionale, sempre a disposizione, non manca un allenamento, sapendo che è a disposizione che davanti a un gran portiere come Guido. È successo una cosa che può capitare nel calcio, e si è fatto trovare pronto e mi ha fatto venire il lucicone, perché è un ragazzo di 1-4 e tutti i ragazzi a fine partita sono ad abbracciarlo perché se lo merita. Beh, c'è anche il nostro video, oltretutto hai abbracciato tutti i tuoi giocatori. Te hai giocato tanti anni qua nel mitico tutto cuoio di mister Massimiliano Alvini, oltretutto da capitano, però sai benissimo che calcio toscano, calcio giocato, devi dire qualcosa, no? Porta bene o no? Sì, confermo, ti prendevo un giro, hai portato bene, perché vado in trasmissione martedì, quindi non ritornerò perché purtroppo ho l'attività da seguire, ma veramente ci teniamo in contatto perché mi hai portato fortuna. Un saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Ci siamo su Telecentro 2, ancora un grande appuntamento sportivo con calcio toscano, calcio giocato. Come sempre insieme a Maurizio Zini e a Marco Morelli e tantissimi ospiti. Parleremo dalla Serie A fino ai professionisti e oltretutto non mancherà la finestra sui dilettanti, calcio femminile, calcio giovanile. Tutto anche in collaborazione con il magazine Calcio Più e soprattutto con il prestigioso patrocinio della Nazionale Dilettanti della Toscana. Calcio toscano, calcio giocato.